tipo della difesa nero-verde. Poi lo stesso Fernandes Castro allarga sulla destra per El Amraoui che scappa, entra in area, prova a mettere in mezzo all'indirizzo di Gomez che di testa porta in vantaggio il Mazzara. Il Mazzara ha segnato al sesto minuto a realizzare il gol del vantaggio giallo-blu. Fidelino, Koulibaly, Gomez. La sciabolata di Licata sulla sinistra all'indirizzo di Bellanca che può arrivare sul pallone, tutto solo Bellanca che entra in area di rigore, poi serve dietro il numero 7 biondo che prova il sinistro, King dalla barriera, Camara prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Pirrello che non riesce a deviare ed è costretto a ripartire da dietro. Il lancio in avanti per Bellanca in posizione regolare, anzi no perché c'era la bandierina alta del secondo assistente dell'arbitro. Mazzara ancora propositivo in questa occasione con El Amraoui che si accentra, prova il sinistro. La mira è sbagliata. Lo stesso Camara in avanti sulla destra. Si propone anche Gomez. Camara si accentra. Prova a saltare due uomini. Ci riesce. Prova il sinistro. La blocca a terra Pizzolato. Mangiaracina. Loddo. Palla messa in mezzo da quest'ultimo con l'intervento di Sant'Angelo che per poco non anticipa Thomas. Questo lascia l'incarico a Licata. Il sinistro di Licata che mette in mezzo. La palla attraversa tutta l'area di rigore. Lo blu dunque nuova rimessa laterale per lo Sciacca con Mangiaracina in possesso del pallone. Prova a superare due avversari. Prova poi il sinistro. Palla fuori misura a sua volta. E prova a riproporsi in avanti con Loddo che mette in mezzo all'indirizzo di Sant'Angelo che prova a girarsi. L'intervento in tuffo da parte di Thomas. Campo adesso arriva l'ok da parte della signora Arcoleo. Dunque ristabilita la parità numerica mentre Mangiaracina prova a mettere in mezzo. Ricordiamo il risultato, Mazzara che conduce per 1-0 mentre lo Sciacca prova a riproporsi in avanti. L'intervento di testa di Federico, poi Coco prova il destro dal limite dell'area, palla che si spegne sul fondo. Licata poi allarga sulla destra mentre arriva in sovrapposizione anche Loddo. Attenzione perché lo Sciacca mette il pallone in mezzo, bucano un po' tutti in area di rigore che adesso va al rinvio. C'è la pressione di Fernandes Castro che anticipa addirittura due avversari ed entra in area di rigore. Va al cross in mezzo Castro, ma non arrivano maglie arancioni ad approfittarne. Il Mazzara giocherà domenica prossima a Caltanissetta con l'Anissa. Intanto l'iniziativa di Biondo che finisce a terra. L'arbitro ha visto un braccio largo da parte di Saie, ha concesso un calcio di punizione dal limite. Il pallone sulla destra, ancora Bellanca, il destro di Bellanca che sibila al lato della porta difesa da Thomas di gara. Palla in mezzo, bucano un po' tutti, arriva poi l'intervento di Sant'Angelo, la palla bloccata sulla linea da parte di Thomas, ma arriva il duplice fischio della signora Arcoleo che dopo 2 minuti e mezzo di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Viene rimpallata dalla difesa del Mazzara mentre lo Sciacca prova a riproporsi sulla destra con Bellanca che mette in mezzo, allontana in tuffo Thomas con qualche rischio. Ciancimino sventagliata in avanti a cercare l'iniziativa offensiva da parte di Mangiaracina che prova a mettere in mezzo di testa, la palla però arriva all'indirizzo di Thomas che blocca a terra. Col destro parte Licata che prova il sinistro, palla che finisce di poco alta sopra la traversa, che però sta provando in questo secondo tempo a recuperare, palla messa in mezzo da Licata, l'intervento del neoentrato Semeraro ad allontanare il pallone. Poi lo Sciacca resta in pressing offensivo con Mangiaracina che salta Saia, mette in mezzo col sinistro, Thomas salta più in alto dell'avversario, blocca il pallone subendo anche fallo. Anca supera Loporto, dialoga ancora con Coco, Loddo sulla destra può mettere il pallone in mezzo, Longo è ben piazzato, arriva comunque Bellanca alla conclusione di Biondo. Mangiaracina prova a entrare in area, serve Sant'Angelo che la lascia lì per Coco, pallone ribattuto da Loporto, poi la conclusione di Licata alta sopra la traversa. Bellanca che prova a girare a memoria per Sant'Angelo, arriva Bellanca che entra in area di rigore, un tocco di mano forse da parte dello stesso numero 10, il sinistro poi di Coco rimpallato dalla difesa del Mazzara, poi ci prova Licata anche lui col sinistro ma non corregge la traiettoria, rilancia involontariamente l'azione offensiva dello Sciacca con Bellanca che serve in area di rigore Mangiaracina, il cui destro finisce alto terra nel contrasto con l'avversario che riconquista il pallone. Mangiaracina col sinistro in mezzo, arriva la palla a Bellanca, il sinistro poi di Licata,
palla che finisce fuori. Gomez, arriva la sovrapposizione di Pace. Gomez va tutto solo, poi ancora Saia, che serve ancora Gomez. L'intervento in scivolata da parte di Cinque Mani. Una volta il numero 10 Bellanca, alla meglio Pace però, che riconquista il pallone per il Mazzara, ma serve involontariamente Cinque Mani, che col destro mette in mezzo. L'intervento in presa alta da parte di Thomas, che agguanta la sfera. Il Mazzara può ripartire in contropiede, 4 contro 2. Saia prova a puntare King, Saia supera King, mette in condizione Cesar di calciare e il Mazzara trova il raddoppio all'85 minuto. Il Mazzara raddoppia con Cesar. Il calcio è strano. Sciacca che per 40 minuti si è rivertato in avanti alla ricerca del gol del pari. È passato un contropiede al Mazzara per raddoppiare con una ripartenza fulminante. Il contrasto giudicato dall'arbitro. Intanto lancia in avanti all'indirizzo del nuovo entrato Spina, che supera Thomas, va alla battuta. Il pallone esce, ma era tutto fermo per posizione irregolare del stesso numero 13 dello Sciacca, che si era mangiato incredibilmente un gol a porta vuota. Parte Licata che conclude direttamente verso la porta, presa sicura da parte di Franco Thomas. Palla messa in mezzo dalla bandierina, il colpo di testa di Licata, poi la palla resta lì, arriva il colpo di testa di Sant'Angelo. Altro calcio d'angolo per lo Sciacca, palla messa in mezzo, stavolta Thomas salta più in alto di tutti. La signora Arcoleo guarda il cronometro. Fischietto in bocca e triplice fischio della signora Arcoleo. Dopo 96 minuti di gioco, il Mazzara si impone per 2-0 nel derby del pesce contro lo Sciacca.